quinta macro sequenza. Concordiam, amicitiam, justitiam, sapientiam, doctrinam e gratiam, puelle discunt. Questa quinta macro sequenza si apre con sei termini, tutti accusativi. Abbiamo concordiam, accusativo singolare femminile, prima declinazione di concordia. Concordia, accordo, intesa, armonia significano. Poi abbiamo amicitiam, anch'essa accusativo singolare femminile della prima declinazione di amicizia. Amicizia. Poi abbiamo justitiam, accusativo singolare femminile della prima declinazione di giustizia. Poi abbiamo sapientiam, anch'essa accusativo singolare femminile prima declinazione, che significa intelligenza, prudenza, saggezza. E doctrinam, che significa insegnamento, educazione, sapere, dottrina, accusativo singolare femminile della prima declinazione. Poi abbiamo gratiam, accusativo singolare di grazia, femminile della prima declinazione, significa proprio gentilezza, bellezza, grazia. Poi abbiamo il verbo discunt, presente indicativo terza persona plurale, di disco, terza coniugazione, rimanda a un soggetto di terza persona plurale, che non può essere se non puelle. Nome plurale di puella, femminile della prima declinazione. Quindi i sei accusativi iniziali sono i complementi oggetto del predicato verbale discunt, che significa imparano, apprendono. Traduciamo letteralmente. La concordia, l'amicizia, la giustizia, l'intelligenza, l'insegnamento, la grazia, le fanciulle imparano, apprendono. Proseguiamo con questa sesta macro sequenza. Ancille matronam iuvant, puellulas lavant, pupas et pilas reponunt, pulticulas condiunt. Ci accorgiamo dalla punteggiatura, vediamo i due punti. Questa macro sequenza contiene due sequenze brevi. La prima è Ancille matronam iuvant e la seconda puellulas lavant pupas et pilas repontum pulticulas condiunt. La prima microsequenza ha una struttura molto semplice. Troviamo il verbo iuvant, presente indicativo della terza persona plurale di iuvo, prima coniugazione, che significa proprio aiutano, assistono, ma anche assecondano. Suggerisce proprio che il soggetto è di terza persona plurale, in quanto matronam è accusativo singolare. Pertanto non può che essere ancille, le ancelle. Chiaramente l'accusativo singolare matronam è il complemento oggetto retto proprio dal predicato verbale iuvant. Mentre, soffermandoci sulla seconda microsequenza, troviamo i verbi lavant, presente indicativo della terza persona plurale di lavo, prima coniugazione, significa proprio lavano. Poi troviamo reponunt, presente indicativo della terza persona plurale di repono, terza coniugazione, vuol dire ripongono, rimettono, mettono a posto. Poi troviamo condiunt, presente indicativo della terza persona plurale di condio, quarta coniugazione, significa proprio condiscono, preparano. Ecco, questi tre verbi suggeriscono che il soggetto di ciascuno di essi è di terza persona plurale. E poiché non troviamo nella frase alcun nominativo, dobbiamo dedurre, con la logica, che il soggetto è sottinteso, ma facilmente ricavabile dalla proposizione precedente. Ancille. L'accusativo plurale puellulas è complemento oggetto di lavant. Gli accusativi plurali pupas e pilas sono complementi oggetto di reponunt, mentre l'accusativo plurale pulticulas
da pulticula, femminile della prima declinazione, che vuol dire pappa, pappina, ma indica anche il termine polenta, è complemento oggetto di condiunt, di condimento. E ora traduciamo letteralmente questa sesta macrosequenza intera. Le ancelle assecondano, aiutano la matrona. Lavano le figliolette, le bimbette, ripongono, rimettono a posto le bambole e le palle, condiscono, preparano le pappe, le pappine, ma potrebbe essere anche la polenta. E siamo giunti alla settima e ultima macrosequenza. Diana, Minerva, Latona et Vesta sunt dee. Puelle deas colunt et coronas deis et deabus suspendunt. Anche in questa settima macrosequenza troviamo due microsequenze. La prima è Diana, Minerva, Latona et Vesta sunt dee. La seconda Puelle deas colunt et coronas deis et deabus suspendunt. Nella prima troviamo che sunt, presente indicativo terza persona plurale di sum, sono, svolge la funzione di copula ed è seguita dal nome del predicato dee, nome plurale femminile di dea, prima declinazione, che significa dee. I nomi propri Diana, Minerva, Latona e Vesta sono tutti nominativi singolari della prima declinazione e sono i soggetti della proposizione. Mentre nella seconda microsequenza troviamo due verbi, colunt, presente indicativo terza persona plurale di colo, terza coniugazione, significa coltivano, onorano, venerano, e poi troviamo suspendunt. Presente indicativo terza persona plurale di suspendo. Anch'esso terza coniugazione significa appendono, sostengono. Entrambi i verbi ci suggeriscono che il soggetto è di terza persona plurale. Poiché l'unico nominativo che compare nella frase è puelle, dobbiamo dedurre che questo termine è soggetto sia del verbo colunt sia di suspendunt. Quindi, se osserviamo la microsequenza puelle deas colunt et coronas deis et deabus suspendunt, in realtà contiene due proposizioni coordinate dalla congiunzione et, che significa e, le quali hanno in comune il soggetto puelle. L'accusativo plurale deas è il complemento oggetto del predicato verbale colunt. L'accusativo plurale coronas, da corona, femminile della prima declinazione, che significa proprio ghirlanda, corona, è complemento oggetto del predicato verbale suspendunt. La locuzione deis e deabus, l'abbiamo già vista, significa agli dei e alle dee. Quindi proviamo a tradurre letteralmente. Diana, Minerva, Latona e Vesta sono dee. Le fanciulle coltivano, onorano, venerano le dee e appendono corone agli dei e alle dee. Qual è il significato di questo primo testo, con la quale iniziamo anche ad esercitarci nella lettura, nella traduzione, nel lavoro proprio sul testo? Ecco, questo testo si sofferma sulle figliolette assistite e allevate dalla matrona fin dai loro primi anni di vita. La matrona romana è la madre di famiglia, rivolge ai figli e alle figlie attenzioni e cure insieme al marito, al pater familias, al padre di famiglia. Quindi la madre però si occupa prevalentemente delle figlie, quelle femmine, le assiste, le nutre, le educa. Più avanti insegnerà loro i primi giochi da bambine e loro apprendono da lei i migliori valori e la conoscenza, il sapere.
Nei suoi compiti la matrona è collaborata dalle ancelle, è aiutata dalle ancelle. Fra gli altri valori, le fanciulle imparano a rispettare anche le questioni religiose e venerano le divinità femminili. Facciamo una traduzione generale di tutto questo testo. La matrona e il padre di famiglia donano ai figli e alle figlie cure e diligenza. La matrona sostiene, protegge ed educa specialmente le figliolette. Infatti, la madre di famiglia nutre le bimbette e allontana le insidie. Poi, la matrona alleva la figlia e la fanciulla gioca con la palla, con la bambola e con la cera. Le fanciulle apprendono la concordia, l'amicizia, la giustizia, la saggezza, il sapere e la grazia. Le ancelle aiutano la matrona, lavano le bimbette, mettono a posto le bambole e le palle, preparano le pappe. Diana, Minerva, Latona e Vesta sono dee. Le fanciulle venerano le dee e appendono corone agli dei e alle dee. Questo esercizio lo faremo da ora in avanti, ogni lezione, su altri nuovi testi per continuare ad esercitarci sia nella linguistica, sia nella grammatica e anche nella cultura degli antichi romani. Buon lavoro e mi raccomando, continuate ad esercitarvi. E se avete problemi, consultatemi privatamente via email. Il mio indirizzo è qui sotto in descrizione. Io vi darò tutte le indicazioni, tutti i suggerimenti utili per poter affrontare al meglio lo studio di questa meravigliosa lingua che è madre della nostra lingua, che è l'italiano.